Siamo qui alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, è ormai un appuntamento fisso per il nostro parco. Il nostro è un parco molto particolare perché è sia un'area marina protetta, quindi dove si tutela la componente biologica naturalistica del mare, ma è anche un parco archeologico sommerso, quindi un luogo della cultura. Quindi riteniamo che la nostra presenza qui sia assolutamente dovuta perché rappresenta il parco dell'Aiaiola all'interno della Campania un unicum, in quanto appunto queste due anime, queste due entità, la biologia marina e l'archeologia subacquea, si fondono e si compenetrano l'una nell'altra creando habitat unici e creando un luogo veramente molto molto interessante e particolare da visitare, che è tra l'altro nel cuore della città di Napoli. Quindi chi viene a Napoli non si immagina che a pochi metri dal centro c'è un'area marina protetta, dove tra l'altro c'è anche una bellissima area terrestre che è il parco archeologico del Pausillipon. Quindi diciamo, lungo la costa di Posillipo, accedendo attraverso la grotta di Seiano, si può visitare prima la parte terrestre della grande villa imperiale del Pausillipon e poi quello che oggi è sotto il livello del mare per effetto del bradisismo e che è appunto custodito dall'area marina protetta Parco Sommerso di Gaiola. E quindi niente, vi invito a visitare la fiera e sarà anche nei prossimi anni e via a visitare soprattutto appunto l'area marina protetta Parco Sommerso di Gaiola.